tutti coloro che si mettono sotto il mio verde manto della misericordia saranno da me protetti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Vergine Santissima delle Tre Fontane, che in questo giorno sei apparsa in questa grotta per fare di questo luogo di peccato il luogo dei miracoli, ecco che oggi io vengo, con il mio cuore ai tuoi piedi, a pregarti, ad onorarti e a chiederti un aiuto grande per la mia vita, la mia famiglia e il mio lavoro. Vergine Santissima della Rivelazione, tu che hai cambiato la vita di migliaia di persone sconfiggendo malattie, incredulità e spazzando via gli attacchi del maligno, porta nella mia vita il bene, la serenità, la provvidenza e la guarigione del corpo e del cuore. Portami ciò che è buono e giusto per me. Supplica litanica. Aprici alla speranza, oh Signore, se il peccato ci opprime. Aprici alla speranza, oh Signore, se l'odio ci chiude il cuore. Aprici alla speranza, oh Signore, se il dolore ci visita. Aprici alla speranza, oh Signore, se l'indifferenza ci angoscia. Aprici alla speranza, oh Signore, se la morte ci annienta. Aprici alla speranza, oh Signore. Supplica alla Vergine della Rivelazione. Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinità Divina, degnati, ti preghiamo, di rivolgere a noi il tuo sguardo misericordioso e benigno. O Maria, tu che sei la nostra potente avvocata presso Dio, che con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa che otteniamo dal tuo Figlio Gesù, con la salvezza dell'anima, anche la perfetta salute del corpo e le grazie di cui abbiamo bisogno. Un piccolo momento di silenzio per le intenzioni personali. Concedi alla Chiesa e al capo di essa, il Romano Pontefice, la gioia di vedere la conversione dei peccatori, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l'unità dei credenti in Cristo, la pace delle nazioni, affinché possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire un giorno a goderti e ringraziarti eternamente in cielo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione
la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Vergine della Rivelazione, prega e donaci l'amore di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.